Buonasera a tutti. Buonasera, patron. Mastro Pietro, cronache picene, finalmente l'episodio a favore tanto invocato è arrivato. Come giudica la partita di oggi da parte della squadra e se ritiene che i 5 giorni di ritiro che la società e la dirigenza hanno deciso di far disputare la squadra la vigilia abbiano pesato nel ricompattare il gruppo in vista di questa gara che poteva essere potenzialmente decisivo. Allora, gli aspetti tecnico-tattici ovviamente non parlo perché non è il mio mestiere, ma sicuramente ho visto dei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano. Ci credevamo tutti quanti e poi l'episodio è girato a favore nostro, insomma, rispetto alla traversa di Casasola, se non ricordo male. I 5 giorni di ritiro sono stati importanti e sono stato anch'io con i ragazzi, ho visto un gruppo molto coeso, molto affiatato. Questo mi fa ben sperare. È chiaro che ancora oggi non abbiamo raggiunto nulla, sapete bene, no? Però portare a casa 3 punti sicuramente per noi è importantissimo, perché restare da soli sempre nella zona retrocessione, comunque sicuramente l'umore con le partite chiaramente che ne rimangono sempre meno sarebbe stato un po' più tosta, un po' più dura. Perciò tornare alla vittoria ci fa sicuramente bene, se non fosse altro, oltre alla classifica, anche al morale. Questa vittoria la dedico al mio amico Mariano Morosini, il primo tifoso che abbiamo ad Ascoli, che piangeva al telefono prima, e a questo gruppo fantastico dal mister in giù, a tutti i ragazzi perché ci hanno veramente messo tutto il loro cuore, e anche alla mia famiglia che soffre insieme a me, perché comunque essere in zona retrocessione è una sofferenza estrema. Prego. È un padron Pulcinelli che è sempre stato comunque vicino alla squadra, ma che in questo momento ha deciso di scendere in campo in prima persona per conquistare questa salvezza che non tutto l'ambiente, diciamo, mostrava di crederci. Ma io ho sempre ragionato nello stesso modo, sono 6 anni che faccio calcio, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare, io ci metto tutto quello che posso. Poi dove arriviamo lo diranno le partite e la classifica, stiamo a vedere, però comunque siamo convinti di poter ancora dirla nostra. Se poi giocheremo i play-out, se poi ci salveremo direttamente, dipenderà dai risultati del campo, oltre ai nostri, anche quelli degli altri nostri concorrenti della zona. Allora, sicuramente le attenzioni di tutti sono concentrate sul campo, ma in settimana ci sono state delle voci su interessamenti per la società che hanno che sarebbero stati mostrati nei suoi confronti. Vuole lasciare un commento su Ma io questo? posso solamente dirvi questo, credo che abbiamo attualmente 20 NDA o LOI, il calcio è regolarmente un voler essere in movimento, perciò l'arrivo di potenziali nuovi soci o compratori. Analizziamo tutte le opportunità del caso, fino ad oggi non c'è stato nulla di serio e di concreto, perciò siamo noi a gestire la società e a fare tutto quello che ci compete e ci spetta. Poi, se ci saranno delle novità, a me piace parlare dopo. Il fatto che si sia parlato prima penso che sia una cosa estremamente deleteria e poco rispettosa, se non fosse altro per i ragazzi che vanno in campo. Sicuramente questo atteggiamento di comunicare un qualcosa quando nulla è stato firmato, tranne una lettera di interesse, mi sembra veramente poco serio, non rientra nel mio stile, ma non dipende solamente da me. Questo è quello che posso dirvi su questo tema. Però ci sono almeno 20 lettere di interesse in casa degli azionisti della Scuola di Calcio. Però prima pensiamo a mantenere la categoria, poi pensiamo al resto. Il resto viene dopo il 10 maggio sicuramente. Grazie a voi. Posso così?